Ho pubblicato Diventa libero dai debiti aziendali per fornire agli imprenditori le soluzioni più efficaci per la gestione dell'indebitamento che ostacola la crescita delle PMI mettendone a rischio la continuità. Leggendo il libro imparerai a valutare lo stato di difficoltà della tua azienda già a partire dai primi segnali di crisi. Scoprirai i limiti delle soluzioni tradizionali ai problemi finanziari delle PMI e capirai come non affrontare la crisi a prescindere dalla sua gravità. Attraverso la narrazione di alcuni casi studio conoscerai il nostro metodo per la gestione dell'indebitamento, i suoi effetti su aziende prese in momenti differenti della crisi e i principi fondamentali su cui basare il risanamento della tua impresa. Troverai le soluzioni per preparare il piano di risanamento della tua azienda e superare la crisi finanziaria che rischia di distruggere il tuo sogno imprenditoriale. Nel manuale ho cercato di riassumere in maniera organica le linee di guida da seguire per progettare e realizzare la strategia di ristrutturazione aziendale necessaria a un'impresa in difficoltà a causa dei debiti. Potrai seguire anche tu il percorso che ha permesso a più di 1300 imprenditori di liberarsi dalla zavorra dei debiti, tornare a dormire sereni e risvegliarsi per sempre dall'incubo della crisi, anche se quando hanno iniziato a lavorare insieme a noi pensavano di non avere più speranze. All'interno di questo libro troverai strategie e tattiche applicabili per ogni stadio di difficoltà finanziaria, dai primi segnali di crisi fino allo stato di insolvenza. Leggendolo imparerai a valutare con precisione lo stato di salute della tua impresa e a riconoscere i segnali di crisi, per intervenire e prevenire le conseguenze più gravi dei problemi aziendali, acquisendo tutti gli strumenti necessari per agire in maniera efficace sulle cause. Scoprirai i 12 segnali di crisi aziendale che puoi riconoscere anche senza controllo di gestione e imparerai a intervenire in modo efficace non appena ne identifichi uno, grazie alle procedure specifiche per eliminare le minacce prima che la situazione degeneri. Potrai scoprire e applicare il test rischio di crisi per valutare in poco più di 30 minuti quanto la tua azienda sia a rischio e ottenere risposte concrete e soluzioni per evitare la crisi aziendale grazie a una procedura di anamnesi che non richiede calcoli complessi. Scoprirai le criticità dei rimedi tradizionali alla crisi d'impresa. Imparerai a valutare se le soluzioni che ti propongono e il prezzo da pagare sono in linea con le tue aspettative, per prendere decisioni più consapevoli e orientarti nella giusta direzione. Conoscerai le 5 criticità che i professionisti tradizionali trascurano nella gestione della crisi aziendale e capirai come valutare tra le loro proposte quella più adatta al tuo caso specifico, in modo da proteggere la tua attività da interventi dannosi e assicurarti che ogni passo verso la soluzione rafforzi o quantomeno non indebolisca la tua azienda. Scoprirai i limiti e le insidie della procedura di liquidazione volontaria, acquisendo le informazioni necessarie per valutare questa procedura in base alla condizione della tua azienda e per capire se rispecchia realmente ciò di cui la tua impresa necessita. Riuscirai a scoprire perché il concordato preventivo non salverà la tua impresa, comprendendo appieno lo scopo di questa procedura concorsuale e la sua più frequente evoluzione, per valutare in modo oggettivo se è allineata ai tuoi obiettivi e desideri, evitandoti sorprese e decisioni poco informate che possono costarti caro. Capirai perché quasi tutti i piani di riduzione dei costi falliscono nel loro obiettivo e indeboliscono l'azienda, ed imparerai a evitare gli errori comuni per realizzare una spending review efficace che migliora i risultati aziendali e non si limita solo a tagliare le spese. Scoprirai se e quando puoi risanare la tua azienda tramite procedure stragiudiziali senza rischiare di commettere reati e quando invece sei obbligato a portare il libro in tribunale, imparando a valutare la fase della crisi della tua azienda e a scegliere il percorso di ristrutturazione più efficace e sicuro in funzione dello stato di difficoltà che stai attraversando. Ti svelerò le strategie e le procedure di ristrutturazione del debito che abbiamo applicato ad aziende come la tua, permettendoti di imparare a liberarti dall'indebitamento, ispirandoti ai nostri casi studio, grazie ai quali capirai come riprendere il controllo della tua impresa, migliorare i margini di profitto e ristrutturare il debito aziendale. Scoprirai quali soluzioni abbiamo adottato per fronteggiare la crisi di una PMI che abbiamo seguito a partire dai primi segnali di difficoltà, anticipando gli interventi risolutivi per evitare di accumulare debiti non produttivi e per minimizzare il costo della ristrutturazione dell'indebitamento a beneficio della crescita futura dell'azienda. Imparerai a gestire l'indebitamento bancario in modo proattivo, studiando uno dei nostri casi di successo, e scoprirai come evitare che le segnalazioni di sofferenza che impediscano l'accesso al credito anche quando sei in difficoltà finanziaria, e come negoziare accordi di ristrutturazione con le banche per ottenere il miglior risultato per la tua impresa con il minimo sacrificio. Scoprirai come non si deve affrontare una crisi aziendale attraverso lo studio del caso Melegatti e imparerai a evitare gli errori fatali che hanno trasformato una difficoltà temporanea di questa famosa azienda in una crisi grave, in modo da trarne lezioni pratiche per gestire in modo corretto l'indebitamento e anticipare la ristrutturazione aziendale per far prosperare la tua impresa e non farla solo sopravvivere come è successo a loro.
Imparerai a risanare un'azienda che non produce profitti grazie a un piano efficace di ristrutturazione del debito, per intervenire in maniera efficace sul fronte delle uscite connesse all'indebitamento e riuscirai a riportare la tua azienda sul sentiero della redditività in modo da trasformare i numeri in rosso in un lontano ricordo. Scoprirai il nostro sistema collaudato di controllo dei costi e di ottimizzazione dei ricavi e imparerai a tagliare le spese superflue senza sacrificare la crescita aziendale per realizzare un taglio dei costi che ti permetta sia di ripagare i debiti che di aumentare la redditività derivante dalle vendite. Troverai all'interno del manuale una guida passo passo per risolvere i problemi di indebitamento della tua impresa e preparare in autonomia il piano di risanamento aziendale efficace grazie a una procedura dettagliata che ti permetterà di farlo meglio di tanti sedicenti esperti. Imparerai a preparare un'analisi SWOT specifica per le imprese in difficoltà finanziaria, in modo da acquisire una visione chiara delle priorità da affrontare, su quali punti di forza fare leva e quali punti di debolezza eliminare, identificando le minacce alla continuità aziendale e le opportunità da sfruttare per ristrutturare il debito seguendo un piano d'azione efficace. Scoprirai le 6 mosse strategiche da fare per risanare la tua azienda e spegnere l'incendio della crisi, identificando e risolvendo i problemi di indebitamento dovuti a errori del passato che oggi frenano la crescita di un'attività altrimenti sana, così da porre fine alle problematiche e ripartire con solide basi. Capirai perché e quando affidarsi a un professionista per la ristrutturazione del debito aziendale può diventare un investimento strategico per evitare gli errori comuni del fai da te e potrai sfruttare l'esperienza e le competenze di chi ha già affiancato altri imprenditori nel percorso per liberarsi dall'indebitamento. Troverai tutto questo e molto altro ancora in Diventa libero dai debiti aziendali, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando su quello che leggi in sovraimpressione. Diventa libero dai debiti aziendali è un manuale da cui ricavare informazioni, procedure e suggerimenti per evitare gli errori di gestione delle problematiche di indebitamento aziendale e per prevenire le conseguenze di una crisi irreversibile. È un testo progettato per fornire tutte le indicazioni operative di cui un imprenditore ha bisogno per liberare la propria azienda dall'indebitamento in eccesso. Secondo me, tutte le imprese che hanno ancora la capacità di servire i propri clienti possono essere salvate. Credo che gli imprenditori che le guidano meritino di essere aiutati a trovare una soluzione ed è per questo che ho scritto Diventa libero dai debiti aziendali, per fornire loro una guida contenente le soluzioni più efficaci per la gestione dell'indebitamento che ostacola la crescita delle PMI, mettendone a rischio la continuità. Credo che solo le aziende che non hanno più clienti né risorse per trovarli andrebbero chiuse e messe in liquidazione per pagare i debiti. Per quelle attive una soluzione può e deve essere trovata. Quanto questa soluzione possa diventare costosa e piena di conseguenze negative dipende solo dal momento in cui si inizia a intervenire sulla crisi. Prima si inizia, meno danni si subiscono e meno si spende. E come se non bastasse, più persone si aiutano. Se trovi il modo di andare avanti e rilanciare la tua azienda, anche facendo un passo indietro, ridimensionandola in modo da farla ritornare piccola ma profittevole, tutti i soggetti coinvolti dalla sua esistenza ne riescono a trarre beneficio, in un modo o nell'altro. Quindi devi fare uno sforzo per te, per la tua famiglia, ma anche per i tuoi creditori. Se decidi di reagire e di non arrenderti, lo fai anche nel loro interesse. E anche se magari sarai costretto a forzare la mano, a chiedergli uno sforzo particolare, a negoziare l'importo da rimborsare e i termini di pagamento del debito, alla fine lo farai per loro. Mollare tutto, arrendersi, tirare in barca dichiarando fallimento o peggio ancora chiudere e riaprire sotto un altro nome sperando che nessuno se ne accorga equivale a scaricare il peso del debito della tua azienda su fornitori, dipendenti, banche e perfino sullo Stato. Certo, lo so che dello Stato te ne frega poco, ma se ci pensi bene lo Stato sono anche i tuoi figli che pagheranno un giorno tasse più alte per coprire il buco nero del debito pubblico. E poi, vuoi mettere la soddisfazione personale di aver raschiato il fondo del barile ed essere tornati a galla più forti di prima? Fino a dove è giusto spingersi per salvare l'azienda? Secondo me la discriminante tecnica sta nelle intenzioni e nel rispetto delle prescrizioni di legge. Se l'obiettivo è quello di rendere l'azienda finanziariamente più forte e in caso di crisi di salvarla ripagando i propri debiti nei limiti del possibile, allora ogni iniziativa può diventare lecita. Per mia scelta, ad esempio, non lavoro mai con imprenditori che vogliono utilizzare la mia specializzazione e le competenze della mia squadra per risparmiare sui debiti da pagare. Il risparmio è sicuramente un elemento essenziale nella nostra attività dei piani di ristrutturazione del debito, ma si incastra in un discorso più ampio fatto di investimenti, sopravvenienze, risanamento dei conti e rilancio industriale.
Se vuoi saperne di più su questa visione, vuoi imparare come approcciare all'indebitamento aziendale in questo modo, puoi acquistare Diventa libero dai debiti aziendali cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Riceverai un manuale cartaceo pensato per fornire istruzioni pratiche agli imprenditori che vogliono liberarsi dalla zavorra dei debiti, vogliono tornare a dormire sereni e vogliono risvegliarsi dall'incubo della crisi. Un testo scritto in un linguaggio semplice, diretto e di facile comprensione, che contiene soluzioni immediatamente applicabili, senza inutili teorie. Diventa libero dai debiti aziendali è stato pensato per condividere con gli imprenditori come te strategie che io e il mio team di professionisti adottiamo per risolvere i problemi di liquidità aziendale e liberare le imprese dai nostri assistiti dai debiti attraverso il metodo di Domenico. Acquistandolo, di fatto riceverai una sorta di bignami delle procedure del metodo di Domenico dedicate alle aziende in difficoltà, quelle che normalmente applichiamo per la risoluzione dei problemi di indebitamento e risanamento aziendale. Al suo interno ho racchiuso tutto quello che serve sapere per liberare la tua azienda dai debiti. Ne sono venute fuori ben 424 pagine di consigli, casi studio, strategie, procedure, suggerimenti e azioni concrete che potrai mettere in pratica da solo o con l'aiuto di un consulente disposto a studiarsi il contenuto del libro. Tra le altre cose, nel manuale troverai un'analisi dettagliata dei segnali di difficoltà aziendale per riconoscere tempestivamente i sintomi di una crisi e agire di conseguenza, una valutazione critica delle soluzioni tradizionali per risolvere i problemi finanziari delle aziende, evitare gli errori comuni e scegliere l'approccio più efficace per la tua situazione, casi reali e testimonianze di imprenditori che grazie al metodo di gestione del debito aziendale presentato nel libro hanno superato il loro momento di crisi e raggiunto l'equilibrio finanziario anche se erano molto indebitati, e una guida passo passo per elaborare il piano di risanamento della tua azienda che ti consentirà di superare la crisi finanziaria e di costruire un'impresa solida e prospera. Grazie al manuale potrai costruire il piano operativo per liberare l'azienda dai debiti e renderla libera di svilupparsi come merita, a prescindere dalla fase di declino in cui si trova. Le procedure indicate in questo manuale sono state testate per essere applicate a una PMI a partire dai primi segnali di crisi e fino allo stato di insolvenza, quando tutto ciò che resta da fare è portare i libri in tribunale. Basterà? Sinceramente non lo so. Io non so come sia messa la tua azienda, quale sia la sua attuale condizione finanziaria, quali sono i rischi che corri, che posizioni hai scoperte, quali punti di forza potresti usare in una trattativa per sistemare la tua azienda. Non so niente che di tutto questo. Ma so che senza conoscere le informazioni contenute in questo manuale rischi di fare molti errori nella gestione del debito della tua azienda che possono trasformare una situazione di difficoltà temporanea in una crisi senza rimedio. Diventa libero dai debiti aziendali è un manuale pensato per evitarti tutto questo. Acquistalo anche tu cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione.